Berlino una palestra estremamente importante in cui si vengono di nel comprendere complessioni di serimento. Quindi è un numero che sopra il livello del mare. Come messi in questi anni, vedete c'è un volume. Professor Alessandro Mazzitelli, ingegneria, docente presso il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente del Territorio. Che valore assume l'importanza del rapporto tra mondo della scienza, mondo della politica, mondo del giornalismo, se vogliamo, e anche della giustizia? Io penso che sia lo snodo fondamentale, no? La comunicazione è la comunicazione professionale e lavorativa. No? La conoscenza scientifica e tecnica al servizio anche della politica che traduce determinate soluzioni anche in regole normative. Però c'è un problema ancora più ampio in Calabria, non solo per quanto concerne i ritardi nell'applicazione di regole fondamentali, ma anche e soprattutto sulla conoscenza effettiva del territorio, perché di giorno in giorno scopriamo che questo territorio è un territorio moribondo, che è stato aggredito, depredato, e le attività anche di natura normativa oramai purtroppo si devono spesso limitare a interventi di natura emergenziali. Non si può pianificare un territorio che purtroppo è stato distrutto. Operiamo continuamente, no, sul risanamento, sulla bonifica, e quindi da qui la necessità di ripensare il territorio, di intervenire con urgenza, ma di cominciare a ragionare in termini di pianificazione sostenibile del territorio. Qui alle Terme Lucane. Quindi la parola al professore Fregato. Oggi abbiamo qui presenti già il professor Guerricchio, che è quello che conosce la Calabria come le sue tasche, diciamo, da un punto di vista geologico, quindi gli potete chiedere tutto. Io suggerirei oggi, in particolare, così come suggerimento personale. Poi abbiamo l'ingegner Nigro, che collabora con la mia allieva, professoressa Piro, che è di lavorare esclusivamente sul risanamento e sul ripristino, che il problema della pianificazione è stato ampiamente superato. Ingegner Gennaro Nigro, le politiche dei tette verdi sono il futuro, si parla anche dell'utilizzo delle acque piovane perché possono essere anche fattore di ricchezza, e come? Allora, praticamente i tetti verdi sono nati nei paesi del nord con climi diversi dal nostro, possono trovare applicazioni anche alle nostre latitudini, in quanto noi abbiamo, dai risultati scientifici delle nostre ricerche, abbiamo effettivamente contezza del fatto che possono essere applicati anche nei nostri climi. Il fatto di riutilizzare le acque è un surplus, diciamo, di questa tecnologia, perché anche su questo noi abbiamo un sistema di riuso delle acque di pioggia che derivano dal deflusso dei tetti verdi, quindi anche un risparmio della risorsa acqua, ma non soltanto, perché attraverso anche l'irrigazione e l'abbattimento delle temperature sui tetti, e quindi attraverso l'evapotraspirazione delle piante, si riesce anche ad efficientare ulteriormente la tecnologia dei tetti verdi. Ecco. Guardando a queste politiche dei tetti verdi, e quindi un adeguato finanziamento, investimento su questo, qual è la realtà nostro locale adesso? Purtroppo allo stato attuale ancora non esiste un incentivo all'applicazione di questa tecnologia, come esiste ad esempio a Bolzano, in cui esiste anche un indice, indicato indice RIE, che le amministrazioni pubbliche consentono per la diffusione di questi tetti di avere un incentivo a chi costruisce i tetti verdi. Ci sono anche delle realtà amministrative non del nostro territorio che danno anche degli incentivi e anche degli obblighi per questa tecnologia per il nuovo costruito. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, una base di sviluppo di questa tecnologia che comunque nel nostro territorio può anche apportare nuove maestranze per la costruzione, quindi anche sviluppo economico e anche lavoro. L'altra domanda. Perché quindi i tetti verdi? Allora, noi come gruppo di studi, di ricerca
diciamo che fa capo alla professoressa Piro, studiamo il drenaggio urbano sostenibile. Diciamo che è fondamentale allo stato attuale, come già si è discusso nella conferenza stampa, lavorare sul costruito, quindi queste tecnologie, tetti verdi in particolar modo, ma anche altre tecnologie afferenti alle BMP, alle Best Management Practices, consentono di recuperare il costruito efficientando ad esempio la rete di drenaggio urbano. In che modo? Trattenendo alla fonte quantità d'acqua che viene diciamo, trattenuta sia dall'apparato radicale che dalle piante, che non viene restituito al sistema di drenaggio urbano, quindi riusciamo ad abbattere, a mitigare quello che è diciamo, la disfunzione del ciclo idrologico in ambito urbano e ad avere molteplici vantaggi sia a livello di edificio, quindi a piccole scale, ma anche a livello più ampio, a livello urbano, se questa tecnologia è applicata più diffusamente. La scala, diciamo, l'utilità di queste tecnologie è anche temporale, perché si ha un risparmio diciamo, immediato, ad esempio sul condizionamento degli edifici, ma anche sul cosiddetto problema dell'isola di calore. Quindi diciamo, diffusamente applicati riescono a dare anche a lungo termine dei vantaggi, anche sul risparmio dei materiali.